Anche perché insomma la giornata è stata lunga, siamo al volgere della fine di una giornata intensa e di lavoro, quindi vi ringraziamo di essere qui con noi ed è con grande piacere che io mi trovo qui a presentare oggi a celebrare la firma del protocollo d'intesa tra l'Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare e la Società Italiana di Intelligence SOCINT. Questo momento rappresenta un importante passo avanti per la promozione e la salvaguardia del nostro patrimonio marittimo, un settore che ricopre un ruolo cruciale per il nostro paese sotto molteplici aspetti, ambientale, economico e di sicurezza nazionale. Chi vi parla, tra l'altro, è un parlamentare che è in Commissione Trasporti, che tra l'altro su queste tematiche ha promosso una risoluzione proprio che parla, che verrà calendarizzata da settembre, che affronta il tema della gestione del sottosuolo marino. Io provengo dalla Spezia, il 12° report sulla nautica, sulla blue economy, ci dà tra l'altro tra le prime città in Italia. Quindi mi rendo conto di quanto sia strategico e fondamentale questo settore, cioè quello che passa attraverso la tutela del mare, la sostenibilità, ma una sostenibilità che passa attraverso lo sviluppo economico, attraverso l'integrazione dei vari settori che si occupano che insistono sul cluster del mare. Il mare è una risorsa strategica per il nostro paese. Proprio questa mattina si è svolta qui un'altra conferenza stampa, tra l'altro col ministro Musumeci e il giornalista Convertini si presentava un libro, ma in questa sala questa mattina il ministro Musumeci ci ha raccontato il lavoro che è stato fatto a livello nazionale da questo governo proprio per andare a far sì che il cluster del mare potesse contare su un lavoro strategico, sinergico e di collaborazione dei vari ministeri che si occupano del tema mare, sotto tutte le sue sfaccettature. E lo dico perché? Perché oggi, firmando questo documento, che non è un semplice documento, ma è un impegno di collaborazione, di lavoro su un settore strategico che vede l'impegno di due realtà importanti, l'Osservatorio Nazionale sulla Tutela del Mare, che col suo impegno, il suo lavoro, non lesina contributi importanti alle istituzioni e ai privati e crea anche un collegamento, no, tra istituzioni e privati nella valorizzazione appunto del settore mare, non vorrei dire marittimo, ma proprio del settore mare e la SOCINT, che è una società che si occupa di strategie internazionali, in questo caso con un occhio di riguardo a questo settore, quindi geopolitica, strategie economiche, innovazione. Ecco, proprio oggi con questa sinergia andiamo anche a chiudere un cerchio legato al fatto che in questo campo è necessario confrontarsi, è necessario fare sistema, è necessario fare squadre, è necessario mettere insieme tutte quelle competenze, quelle conoscenze che solo realtà come l'Osservatorio Nazionale del Mare e la SOCINT possono garantire, possono dare, possono regalare anche alle istituzioni e ai privati. E lo dico perché in questo momento, tra l'altro, ci troviamo a affrontare una situazione complessa a livello strategico internazionale, non solo per le crisi che stanno colpendo il mondo, le crisi diciamo geopolitiche. Ma il settore del mare, ad esempio, è colpito dalla crisi che stiamo vivendo nel Mar Rosso, quindi ancora di più diventa fondamentale riuscire a promuovere strategie e sinergie per fare in modo che il settore mare, che è un settore veramente importante per il nostro paese, oggi davano appunto nel report, appunto c'erano i dati, 1 milione di lavoratori nel cluster della blue economy, 63 miliardi di euro di produzione, un settore assolutamente in crescita. Con questo momento andare a creare, a lavorare sulle sinergie anche geopolitiche, sulle strategie a lunga gittata è indispensabile per l'Italia, per il settore del mare e per le istituzioni che io rappresento, perché io sono un parlamentare, ma sono anche vice sindaco di una città che, vi dicevo, fa dell'economia del mare il settore traino dello sviluppo del
della città, ma non solo, vengo dalla Liguria, quindi insomma la Liguria anche in questo senso vive sull'economia del mare. E allora vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo accordo, dai rappresentanti dell'Osservatorio Nazionale della Tutela del Mare qui presenti, il Presidente Minerdo e il Direttore Generale Dottor Pescetto, e quelli di Socint, il Presidente Caligiuri che è in collegamento, e la Direttrice dell'Osservatorio di Intelligence sull'Artico Somalvico, i quali hanno dimostrato ancora una volta come la collaborazione tra diverse realtà possa generare risultati significativi e duraturi. Lo dico perché anche andando a studiare un po', a leggere e a cercare di capire, no, il lavoro che state mettendo in campo, ragionare anche su quelle che sono, su quello che sta avvenendo in un territorio così lontano da noi, ma che ha dei riflessi importanti sul mare in generale, sull'equilibrio del mare, che è una risorsa vitale e fondamentale per il mondo, per il nostro pianeta, ci fa capire anche quanto il mondo poi sia piccolo e quanto sia importante ragionare in questi termini, cioè con una visione più ampia, e quanto sia importante sensibilizzare l'Italia, che è una penisola nel Mediterraneo, con il lavoro che sta facendo il governo sul piano Mattei, quindi la strategicità dell'Italia negli assetti internazionali dell'Europa, ma anche nelle sue relazioni con l'Africa, questo frutto del grande lavoro del governo Meloni. Ecco, questo ci fa capire quanto il vostro lavoro sia fondamentale nell'andare a sensibilizzare le istituzioni. E allora quindi io rinnovo il mio impegno e quello appunto delle istituzioni che rappresento nel sostegno con convinzione a ogni iniziativa che miri a preservare quello che è uno dei pilastri economici e sociali nel nostro paese, quindi il cluster mare, sotto le tante sfaccettature che poi voi ci magari racconterete meglio di quanto non lo possa fare io, non solo oggi ma nel tempo, e sono certa che dal vostro lavoro, dai vostri studi, dalla vostra collaborazione noi potremmo attivare delle iniziative strategiche fondamentali per lo sviluppo del nostro paese in un ambito di sostenibilità ambientale, ma non solo, economica, sociale e più ampia, collettiva, perché come abbiamo detto il mare è una risorsa per il pianeta. Quindi io vi ringrazio di avermi dato questa opportunità, questo onore di essere qui con voi oggi, e vi auguro comunque un buon lavoro. Grazie. Io ecco, aggiungo solo una cosa, mi scuso se dovrò andare via, purtroppo siamo in fase di votazione alla Camera, però finché potrò resterò qui con voi. A questo punto do la parola al Presidente. Vediamo se è in collegamento il professor Caligiuri. Io ci sono. Bene, sì, se vuole intervenire, buonasera, Presidente, buonasera. Buonasera professore, grazie. Ascoltare lei, Presidente. Benissimo, grazie. Allora approfitto intanto per ringraziare moltissimo l'onorevole Maria Grazia Friglia, perché ha sempre seguito i temi del mare, vuoi per diciamo la vicinanza al mare che ha nella sua funzione in comune a La Spezia, ma anche perché ha interpretato al meglio, e lo dico sinceramente, che il tema del mare, il tema della blue economy è, come diceva, non solamente un problema e un'attenzione che dobbiamo avere in tema ambientale, ma è anche socio-economica, e insiste non solamente sulle nostre coste, sulle nostre città, ma dobbiamo renderci conto di tutto quello che succede nel mare. Ecco perché un protocollo d'intesa come stiamo siglando oggi e stiamo promuovendo oggi con un'importante, importantissima società, che è la Società Italiana di Intelligence, il SOCIT appunto, che è in grado di sviluppare studi, ricerche, avere i massimi esperti nel mondo dell'intelligence stessa. Ma perché l'intelligence nel mare? Perché ormai
le infrastrutture che noi abbiamo sono tutte infrastrutture critiche, i porti, le fibre ottiche, i metanodotti, gli ododotti che passano sotto il mare, e sono tutte infrastrutture sensibili sulle quali dobbiamo comunque avere un'attenzione particolare. Proprio alla Spezia è nato il Polo Nazionale della Subacquea ed è un polo molto importante perché per la prima volta Marina Militare, che è chiamata al controllo di tutte queste infrastrutture critiche, ha messo insieme attraverso un'azione del governo questo polo dove sono rappresentate le principali tecnologie e aziende che hanno tecnologie avanzate nel mondo subacqueo, perché l'underwater oggi è un tema assolutamente sensibile. Noi abbiamo come osservatorio chiesto sin dall'inizio la costituzione di un ministero o quantomeno di un'agenzia per il mare, e questo, diciamo che con questo governo è arrivato, ma soprattutto è arrivato al di là del ministro Musumeci, che fa un ottimo lavoro e per il quale con il quale si è arrivati poi a un primo piano del mare, ma abbiamo poi uno strumento molto importante in questo tempo, che è invece il comitato interministeriale, dove molti ministeri si riuniscono per parlare del mare, perché legato al mare ci sono tantissime attività, dal turismo alla pesca, quindi abbiamo il tema dell'agricoltura o della pesca, abbiamo il tema della difesa delle coste, ma anche quello della protezione civile, abbiamo i temi militari, abbiamo i temi geopolitici, ed ecco che qui il nostro accordo con il SOCIN diventa assolutamente importante. Siamo sempre stati convinti che il mare e in particolare l'ambiente possa anche promuovere quella che definiamo diplomazia ambientale, cioè ci consenta di poter parlare con altri paesi che affacciano sul mare attraverso delle iniziative concrete che vedono il mare in prima linea. Quindi dal tema dei migranti in avanti, ma chiaramente il tema del commercio, ai temi che richiamava l'onorevole poc'anzi, no? Quindi i conflitti, i problemi che sorgono in giro per il mondo e che influiscono naturalmente anche su tutto quello che è la nostra portualità, che sono i trasporti. Si citava prima il Mar Rosso e non è che quello che succede nel Mar Rosso non ha influenza su di noi, ha influenza su quello che consumiamo, sui prezzi dei prodotti negli scaffali, su quanto dobbiamo governare le navi di trasporto, e quindi in asta anche i nostri operatori e anche diciamo tutelando i nostri operatori. Però questo non è sufficiente, bisogna cercare di intraprendere rapporti con altri paesi, perché la tutela del mare non può passare solamente per le coste del Mediterraneo e i mari che bagnano i nostri 8.000 chilometri di coste, ma bisogna interloquire, parlare anche con altre realtà, ed ecco che quindi anche il Piano Mattei ha un significato particolare in questo senso. È chiaro che quindi, come dicevo, cambiamenti climatici, conflitti acuiscono poi queste situazioni, e quindi bisogna assolutamente avere una forte attenzione. In questo, attraverso SOCINT, abbiamo anche dato un nostro parere assolutamente positivo nella costituzione di un osservatorio dell'Artico. Anche in questo caso, e ce ne parlerà l'amica Emanuela Somalvico, ma anche in questo caso parrebbe magari strano doverci occupare noi di luoghi così distanti, ma in realtà quello che succede nell'Artico potrebbe cambiare assolutamente anche le nostre economie, anche il nostro mare. Tutto questo è tutela del mare, perché se noi ce ne occupiamo il mare diventa principale, diventa un punto di riferimento per la geopolitica, per l'economia, per la socialità e chiaramente anche per l'ambiente. Su questo noi lavoriamo fermamente, abbiamo oltre 100 esperti che al nostro interno danno il loro contributo specialistico, ma soprattutto siamo riusciti a raggruppare enti, associazioni datoriali che ci danno una visione sull'intero cluster mare, lavorando in orizzontale
in orizzontale e non in verticale, ma cercando di produrre progetti, idee, iniziative che possono pure toccare tutto il cluster del mare. Ricordo peraltro che noi abbiamo un accordo importantissimo con ISPRA e quindi 1400 ricercatori che lavorano costantemente anche sul mare. Sul mare ricordo che c'è un'attività di PNRR, il PNRR-MER, che ha destinato oltre 400 milioni proprio per la tutela del mare, ma così come abbiamo un accordo importante con Enea per quanto riguarda la parte di energia. Energia, quindi energie da fonti rinnovabili, anche in questo caso l'offshore, anche in questo caso tutto quello che tocca al mare, che va dai green port, ma appunto anche alla produzione di energia. Per far questo l'intelligence ha un ruolo importante, la geopolitica ha un ruolo importante ed ecco che quindi siamo molto soddisfatti di poter presentare oggi questo protocollo d'intesa che caratterizzerà ancora di più i lavori. Sappiamo quanto Socint tra l'altro è operativo e altamente qualificato con i suoi esperti e quindi contiamo veramente di poter produrre anche del materiale che oggi è molto utile anche alla politica per prendere decisioni e per pianificare attività che attengono al mare. Ringrazio tutti voi che avete partecipato e state partecipando a questa nostra presentazione. Grazie, direi al professor Caligiuri se vuole ora intervenire lui. Grazie. Allora, non so se mi sentite. Sentiamo bene, professore, la vediamo anche. Benissimo. Allora, buona serata. Sono veramente dispiaciuto. Raramente sono rimasto dispiaciuto a essere assente a un appuntamento come questa sera, però le ragioni sono purtroppo legate ai trasporti. Perché per venire stamattina a Roma io sarei dovuto andare in aereo da Lamezia Terme a Malpensa e da Malpensa poi arrivare a Roma a Fiumicino. Poi il rientro che avevo previsto per domani, non so se avete presente Indiana Jones e l'ultima crociata, però diciamo ci eravamo vicini. Allora quindi sono dispiaciuto, ma vi ho spiegato le ragioni per cui non sono potuto essere presente. Un saluto prima di tutto alla padrona di casa, a Maria Grazia Friglia. Se avessi saputo, io sono stato sabato a 40 chilometri dalla Spezia perché ho avuto il piacere di partecipare, di presentare un mio libro a Pontremoli, premio Pancarella, insieme con il vice capo della polizia Vittorio Rizzi e con Paolo Liguori, su invito di Jacopo Ferri e di Cosimo Ferri. E quindi mi auguro la prossima volta avrò il piacere di poterla andare a salutare. E un saluto veramente caro a Roberto Minerdo, presidente dell'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, a Federico Pescetto, direttore generale della stessa organizzazione, che grazie alla mediazione della nostra brillante Manuela Sovanvico, direttore dell'Osservatorio Intelligence sull'Artico della Società Italiana di Intelligence, si è resa promotrice dell'appuntamento di questa sera. Ora, io credo che vorrei evitare di dire cose banali, però dal mio punto di vista ogni tema va inquadrato in un contesto e questa è una tecnica dell'intelligence. Un elemento da solo, se non viene inserito in una situazione generale, serve a poco. Allora, va collegato, secondo me, all'interno dei punti di forza e dei punti di debolezza del nostro paese. Ed è tutto collegato, sia i punti di forza che quelli di debolezza. I punti di debolezza, secondo me, sono rappresentati dalla demografia. Nei prossimi anni noi saremo inevitabilmente sempre di meno. Ascoltavo proprio alla bancarella una relazione del presidente dell'Istat, il quale rappresentava che purtroppo anche l'arrivo degli immigrati non risolverà il problema. Quindi meno persone, meno ricchezza. Il secondo aspetto è la bassa qualità dell'istruzione, il basso livello dell'istruzione del nostro paese, il basso livello medio di istruzione.
perché non possiamo nasconderci dietro le eccellenze, che pure sono tante e notevoli, sia nella scuola che nell'università, ma questo non può fare sottacere lo scenario di fondo, che tra l'altro vede il nostro paese diviso in due, come adesso per i trasporti. Nord una cosa, il sud un'altra. Studiare al nord significa un anno e mezzo di differenza, perché l'Italia, come è noto, è divisa di fatto. Basta vedere qual è la differenza il chiedere soldi in banca al nord e chiederli al sud. Attraversare un'autostrada al nord e farlo al sud, una cosa è curarsi al nord e una cosa è curarsi al sud. Siamo due Italie diverse. Allora, l'altro aspetto è quello della criminalità. La criminalità è un problema globale. Cioè, un problema globale non è solo un problema nazionale, che è proprio nei porti. Trova dei punti di accesso che sono straordinariamente devastanti. E allora questi dati sono dati che vanno poi misurati con i punti di forza. E il primo punto di forza nazionale qual è? Noi saremo la decima o undicesima potenza industriale del mondo, però noi siamo indiscutibilmente una delle prime nazioni culturali, una delle prime potenze culturali del pianeta, grazie in gran parte a quello che è stato realizzato prima dell'Unità d'Italia. Il secondo dato è quello del Mediterraneo. Noi siamo nel centro, non per il nostro merito, al centro del Mediterraneo, che è un mare di incontri, di scontri, di mutamenti, e che rappresenta l'area di libero scambio più estesa del XXI secolo. Il terzo aspetto è l'innovazione. E l'innovazione si collega con il mare, anche in relazione alle cose molto interessanti che ha detto il presidente Minerva. E allora sull'innovazione noi abbiamo anche dei punti di eccellenza che sono importanti in tutti i settori, dalla quantum intelligence al digitale. Per quanto riguarda l'industria manifatturiera, siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Allora, io credo che l'attenzione politica sul mare negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sia dimostrata da un elemento essenziale, la eliminazione del Ministero della Marina Commerciale. E quindi questo è un elemento che dimostra già qual è stata l'attenzione. Nell'ultimo governo la delega alle politiche del mare è stata data a un ministro, all'onorevole Musumeci, che è un ministro di grande qualità, di grande esperienza e che sa perfettamente di cosa si parla, essendo siciliano, avendo rivestito anche il ruolo di presidente della regione Sicilia. La Sicilia è un hub all'interno del Mediterraneo, importante per il presente e per il futuro. Quindi andare stasera a mettere insieme i punti di vista, le sinergie dell'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare e la Società Italiana di Intelligence, significa porre l'accento su temi come l'economia e l'ambiente, quindi uno sviluppo sostenibile. Uno sviluppo sostenibile che va collegato con quello che accade nel resto del mondo. Noi in Occidente, soprattutto nell'Unione Europea, abbiamo delle politiche molto virtuose per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, ma l'Unione Europea è 450 milioni di abitanti, in tutto il pianeta siamo 8 miliardi, quindi dobbiamo riflettere su questi dati, tenendo conto che l'ambiente è una cosa irrinunciabile e sulla quale dobbiamo prestare il massimo dell'attenzione, ma dobbiamo anche tenere conto delle proporzioni. Per quanto riguarda invece la Società Italiana di Intelligence, dal mio punto di vista l'intelligence è una necessità sociale, che serve alle persone, serve alle aziende, serve agli stati. Serve alle persone perché noi dobbiamo difenderci dalla emergenza educativa e democratica di questo tempo, che è rappresentata dalla disinformazione. Perché noi viviamo in una realtà dove la verità sta da una parte e la percezione pubblica della verità esattamente dall'altra. Siamo totalmente manipolati. Siamo come i pesci nell'acqua. Diceva Marshall McLuhan, quello di cui i pesci non sanno assolutamente nulla è l'acqua. Noi siamo totalmente immersi nella disinformazione e non ce ne rendiamo affatto conto.
L'intelligence serve alle aziende, perché nella globalizzazione sempre più impetuosa c'è bisogno di capire quelle che sono le dinamiche vincenti e l'intelligence ci aiuta. Il terzo punto è che serve agli stati, che devono garantire il benessere e la sicurezza dei propri cittadini. Gli stati nascono per questo, per garantire la vita dei cittadini. Tutto il resto viene dopo. Allora, in una dimensione di questo tipo, dobbiamo capire per l'Italia che significa essere al centro del Mediterraneo, che è l'approdo della nuova via della seta. La nuova via della seta porta con sé opportunità e rischi, come ogni strategia. E la Cina non ragiona nella ottica del tweet, ragiona nell'ottica di decenni. E questo fa parte della cultura, della civiltà cinese. Con la nuova via della seta non si esportano solo beni commerciali, ma si esporta una filosofia, un modo di vedere il mondo, una cultura. E teniamo conto che nella globalizzazione sono favorite le strutture che assumono decisioni veloci. Per cui gli stati democratici siamo in affanno rispetto agli stati autoritari, alle multinazionali finanziarie, alle organizzazioni criminali e ai gruppi terroristici, perché la democrazia decide con lentezza, inevitabilmente, strutturalmente. Ora, su questi dati noi dobbiamo interrogarci, perché il mare è, come sì come il turismo, così come altri contesti, le politiche del mare, le merci che sono già, che viaggiano sul mare, saranno sempre di più e quindi influenzeranno, determineranno sempre più l'economia. E questo è un dato molto interessante, perché serve all'Italia del Nord e serve all'Italia del Sud, ai porti dell'Italia del Sud, da Taranto a Gioia Tauro, a Napoli. Quindi sono elementi, a Cagliari, sono elementi importantissimi. Quindi quando noi parliamo di intelligence, noi parliamo di presente e di futuro, perché l'intelligence è l'interpretazione del presente in funzione del futuro. Per cui più lucida l'interpretazione del presente e migliore sarà la previsione del futuro. Dice lo storico israeliano Yuval Noah Harari, e oggi in un mondo sommerso da informazioni irrilevanti, cioè il vero potere consiste in quali informazioni ignorare. Dobbiamo essere presenti e lucidi. Qualche anno fa, insieme con un mio allievo, un mio amico che lavora a Genova nell'ambito portuale, Andrea Sberze, abbiamo scritto un libro con la prefazione di Lucio Caracciolo dal titolo Il pericolo viene dal mare, intelligence e portualità. Ebbene, noi oggi ribaltiamo il concetto, perché anche le opportunità vengono dal mare. E allora io credo che l'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, l'ha già detto in modo molto efficace l'onorevole Maria Grazia Frigia, e sta svolgendo un lavoro meritorio, perché sta ponendo un'attenzione politica verso un tema centrale per il nostro paese. Quindi il mare, ha detto il presidente Minerdo, fa parte di una delle grandi infrastrutture nazionali, un'infrastruttura che potremmo definire materiale. Ma anche l'intelligence è un'infrastruttura intellettuale, che serve per garantire e tutelare l'interesse nazionale. Vado a concludere. Gli spazi di crescita per il mare sono enormi, ma non sono solo quelli emersi, sono anche quelli sottomarini, i fondali marini che rappresentano una grande potenzialità insieme allo spazio. E non a caso Jeff Bezos e Elon Musk stanno investendo in maniera massiccia sui viaggi spaziali. Certamente non vorranno buttare i soldi. Lo fanno perché vedono delle opportunità di business, opportunità di affari future, ma nel prossimo futuro, non tra tanti decenni. E il futuro sempre deriva dal passato. Jacques Attali, grande intellettuale francese, nel 2006 scrive un libro che fece molto discutere, Breve storia del futuro, che venne tradotto in italiano l'anno dopo da Fazzi. Nell'edizione italiana Jacques Attali scrive appositamente una premessa. E che cosa dice in,
per quanto riguarda il futuro del nostro paese. Lo collega al passato e dice: il futuro del nostro paese è quello collegato con le direttrici delle antiche repubbliche marinare. Un paese, l'Italia, rivolto verso l'Oriente, la Serenissima Repubblica di Venezia. Un paese, il nostro, che attraverso il porto di Genova dirotta i suoi interessi verso il Sud America. E allora, se questo è il tema, io credo che oggi, in un mondo interconnesso, nessun luogo è lontano. E anche l'Artico, di cui parlerà la dottoressa Somarbico, dovrebbe parlare in italiano. Anche noi dobbiamo occuparci dell'Artico. E mi permetto di proporre un evento insieme con l'osservatorio da svolgere nel mese di ottobre, in cui coinvolgere settore pubblico e settore privato, alla presenza dell'onorevole Fria e del ministro Musumeci, per porre al centro la politica del mare in direzione dell'interesse nazionale. Io credo che questa sia un'iniziativa da svolgere, anche perché nell'ambito delle politiche pubbliche in cui si sta investendo sul piano Mattei, noi come Società Italiana di Intelligence abbiamo studiato Mattei e l'intelligence, cosa ha significato per l'Italia, per l'interesse nazionale, il ruolo di Mattei, come Mattei ha utilizzato l'intelligence anche sul piano della guerra dell'informazione, sul piano della guerra commerciale. Credo che sia molto importante approfondire da questo punto di vista il piano Mattei, che è un aspetto molto complesso. E allora concludo veramente ringraziandovi per l'attenzione. Speriamo in ottobre di svolgere questo convegno così significativo. Mi auguro che incontrerà l'interesse del presidente Minerdo e del direttore generale Pescetto. Io concludo dicendo che l'intelligence descrive non ciò che il mondo è, ma ciò che il mondo diventerà. Grazie per l'attenzione. Grazie, tra l'altro mi faccio dire che una battuta, veramente una cosa di colore, sono molto contenta perché il professore è una delle poche persone che sa dire bene il mio cognome, probabilmente perché mio padre viene dalla Calabria e da un paesino vicino alla Lamezia Terme, cioè così. E qual è onorevole? Glielo scrivo, si chiama, vabbè, glielo scrivo, si chiama Curinga. E come no? Io non sono Soveria Mannelli, io sto parlando di Soveria Mannelli, siamo a mezz'ora. E vengo proprio, mio padre viene da lì. E mi faccio anche dire che, tra l'altro, guardi quanto mi ha fatto riflettere che in questi giorni in Commissione Trasporti, poi andrà in Commissione Ambiente, stiamo discutendo dei certificati ETS, il meccanismo ETS che verrà applicato, che viene applicato al 2024 sul oggi trasporto marittimo, trasporto aereo, e poi dal 2027 anche sul trasporto su gomma, e quanto sarebbe fondamentale poi ragionare anche in termini di prospettive future, ad esempio sui nuovi carburanti, le nuove tecnologie, eccetera, eccetera, che si possono applicare su un settore che è trainante nell'economia del nostro paese. Quindi veramente è molto interessante, sarebbe stato ascoltare, avere più tempo. Però io mi devo scusare e con l'occasione vi saluto e ringrazio ancora il professore, ringrazio tutti voi, il presidente grazie. Minardo, e grazie per questa opportunità e buon lavoro ancora. Grazie. Grazie onorevole. Emanuela Somalvico. Non abbiamo, dobbiamo chiudere alle ore 20. Saremo veloci. In questa doppia veste di direttore dell'osservatorio sull'Artico di Socint e come membro di ANTM mi sento una grossa responsabilità e ringrazio della presenza. Mi perdonerete che ho preferito leggere, ma gli argomenti sono talmente tanti e talmente vasti che ho ritenuto fosse meglio, appunto, anche per brevità. L'adagio "chi comanda il mare comanda il mondo" ha assunto oggi una nuova dimensione critica. Il controllo degli abissi è diventato sinonimo di supremazia. Questa affermazione trova la sua più evidente manifestazione nella rete di cavi sottomarini che, contrariamente alla percezione comune, veicola oltre il 98% delle comunicazioni internet globali. Questi cavi non sono meri conduttori di dati, ma rappresentano le arterie vitali dell'economia digitale mondiale e di conseguenza un asse strategico di primaria importanza.
Gli incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi hanno drammaticamente evidenziato la vulnerabilità di queste infrastrutture e richiamato l'attenzione sulla necessità, ma dovrei dire sull'urgenza, di una strategia di sicurezza marittima integrata. Episodi che hanno sottolineato come i fondali marini siano diventati teatro di competizione geopolitica, una vera e propria arena sommersa dove si combattono sfide per la sicurezza nazionale e internazionale, come abbiamo avuto già modo di ascoltare. In questo contesto l'importanza strategica del mare si estende ben oltre il suo ruolo tradizionale. Il dominio marittimo è diventato un elemento chiave, tanto da influenzare direttamente gli equilibri di potere globali. La blue economy, lungi dall'essere solo un settore economico, si configura come pilastro per la proiezione di potenza e l'influenza geopolitica. E le attività che rientrano in questo ambito, le risorse marine rinnovabili, la biotecnologia blu, il controllo delle rotte commerciali, che sarà così importante nei prossimi decenni, sono strumenti di competizione tra Stati. È interessante notare la specularità strategica tra il Mediterraneo e l'Artico. Entrambi questi mari si configurano come punti di convergenza tra tre continenti, fungendo da crocevia di interessi geopolitici, economici e di sicurezza. Quindi l'Artico che collega Europa, Asia e Americhe e il Mediterraneo che collega Europa, Asia e Africa. Il Mediterraneo, storicamente teatro di confronto tra potenze, continua a essere un nodo critico per il controllo dei flussi commerciali e per la proiezione di potenza navale. L'Artico, d'altra parte, sta emergendo come nuova frontiera, la cui importanza geopolitica è destinata a crescere esponenzialmente con lo scioglimento dei ghiacci e l'apertura appunto di nuove rotte commerciali che probabilmente avranno un grosso peso nei cambiamenti futuri, anche logistici, delle rotte commerciali marittime. Questa specularità ci offre l'opportunità di applicare le lezioni apprese nel Mediterraneo alle sfide emergenti nell'Artico e viceversa. In particolare la gestione delle tensioni del Mediterraneo può fornire preziose indicazioni per anticipare e mitigare potenziali conflitti nell'Artico, mentre le innovazioni tecnologiche sviluppate per l'esplorazione artica possono trovare applicazioni strategiche nel contesto mediterraneo. Tuttavia, e questo lo sottolineava anche il Presidente Caligiuri, mentre perseguiamo i nostri interessi strategici dobbiamo essere consapevoli della necessità di un approccio sostenibile. La salvaguardia dell'ambiente marino non è solo una questione ecologica, ma è un imperativo di sicurezza nazionale. Un ecosistema marino degradato può portare instabilità economica e sociale, creando terreno fertile per tensioni geopolitiche e minaccia alla sicurezza e alla salute in ambito globale. In questo quadro complesso, il protocollo d'intesa tra SOCINT e ONTM assume una grande importanza. Questa collaborazione ci permetterà di sviluppare una visione integrata e multidimensionale delle sfide marittime, combinando intelligence, analisi geopolitica e diplomatica e conoscenza scientifica e di diplomazia ambientale, come diceva il Presidente Minerto. Ci consentirà di studiare in modo più efficace le minacce ibride, di anticipare le mosse degli attori statali e non statuali e di sviluppare strategie proattive per la tutela dei nostri interessi nazionali nel dominio marittimo. L'Osservatorio di Intelligence sull'Artico, che ho l'onore di dirigere, giocherà un ruolo chiave in questa partnership. Il nostro incontro recente con la delegazione presso il tavolo artico alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, ha gettato le basi per un dialogo costruttivo tra la comunità di intelligence e il corpo diplomatico su queste tematiche cruciali che sono approcciate in modo, diciamo, diverso dal nostro ente. Questo approccio integrato è essenziale per navigare le complesse acque della geopolitica artica e mediterranea. In conclusione, il protocollo che oggi formalizziamo rappresenta un passo decisivo verso una gestione più sofisticata e strategica delle nostre risorse marine e anche di quelle artiche in prospettiva. Ci impegniamo a lavorare in sinergia per garantire che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano in questo settore cruciale, promuovendo i nostri interessi nazionali anche in ambito artico, che sembra molto lontano ma in realtà è di grande interesse per l'Italia. Già dal 2013 siamo uno Stato membro osservatore del Consiglio Artico, quindi abbiamo comunque molte attività aperte in Artico, contribuendo alla stabilità regionale e globale e posizionandoci come un attore chiave nella governance degli spazi marittimi. La sfida che ci attende è complessa, ma sono fiduciosa che con l'impegno congiunto saremo in grado di trasformare le criticità in opportunità, contribuendo alla stabilità globale. Grazie per l'attenzione. Grazie Emanuela per il tuo contributo, anche perché sei stata comunque uno degli elementi principali di questo accordo tra SOCINT e ONTM, e quindi, come hai detto, in una doppia funzione
hai avuto un ruolo importante, di questo ti ringraziamo. Federico Pescetto. Grazie all'onorevole Fria che per aver creduto anche in questa occasione nell'attività dell'osservatorio, al professor Caligiuri, non so se sia ancora in collegamento, Emanuela, il mio presidente, e ai soci che ci sono qui davanti a me di ONTM. Comincio con un appunto personale. Sono contento di aver scritto a matita, poiché almeno potrò riutilizzare i fogli, visto che gli spunti sono già stati praticamente tutti sviscerati, almeno giusto i ringraziamenti iniziali ho potuto riciclare di quello che potevo essermi appuntato, ma d'altronde poteva essere anche prevedibile da parte mia dopo gli interventi di tanto il mio presidente quanto il professor Caligiuri e di Emanuela, che ho imparato a conoscerla molto bene all'interno dell'osservatorio e spero di poterla conoscere anche in questa veste di contraltare per quanto riguarda il SOCINT e l'Osservatorio Intelligence sull'Artico. Permettetemi quindi semplicemente di chiusare quella che è questa giornata con una condivisione di una soddisfazione personale. Noi siamo l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Il nostro ente è un punto di osservazione, quindi estremamente facile, o dovrebbe averlo, come tutti i tanti osservatori che ci sono. Noi non produciamo ricerche, studiamo, leggiamo tanto, ma a differenza di altri enti dove la produzione verso l'output è molto importante, da noi questo forse manca non per indolenza, mi permetto di dire questo, ma per una più semplice e banale ragione. Siamo un osservatorio che ha cercato fin dalla propria origine di accorpare tra le proprie fila sia esse persone, i soci effettivi che ne fanno parte, che sono qua davanti, seduti davanti a me, un Antonio Bufalare, segretario generale di Assonautica, un Mario Martellucci, tante persone qua davanti che hanno portato una loro competenza e un punto di osservazione particolare per quello che è la loro direttrice, altresì per le istituzioni. Il presidente Minerdo nominava ISPRA, Enea, ma parliamo anche del cluster marittimo, ALIS, Assi Terminal, Periterminal, Confitarma, Aero per le energie rinnovabili offshore. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggregato tra le nostre fila tanti soggetti affinché potessero portare tanto degli spunti quanto delle problematiche o delle opinioni o dei temi. E proprio parlando di questi temi, confrontandosi, sentendo tante voci all'interno di un osservatorio, quindi era un'osservazione interna quasi, che è sorta un po' un quesito, quasi banale. Perché accadono alcune cose? Poiché il mondo, la nostra personalità è spesso campanilistica, ognuno guarda un po' i propri interessi, il terminalista come il vettore logistico marittimo, ma come d'altronde può avvenire sul vettore logistico su gomma o su rotaia. Ponendo a sistema le varie tematiche che venivano rilevate nei vari ambiti, vi era un comune denominatore del fatto che si sta vivendo un momento storico che è sempre più complesso e dove vanno a mancare alcuni tipi di presupposti che si sono sempre dati troppo per scontato, forse. E come potervi ovviare? Ovviandovi con l'approfondimento, ma l'approfondimento da soli? No. Come si fa ad approfondire? Forse andando nel dettaglio? Abbiamo scelto un metodo diverso e ne è un po' la fotografia questo approccio col SOCINT, ossia se vi è un problema, se gli UTI bloccano la nave nello stretto, in quel particolare stretto, ci dobbiamo interrogare il perché lo facciano. Dobbiamo fare un passo avanti pensando che ci sia un qualcosa contro quel vettore logistico o fare un passo indietro per capire il perché sta avvenendo quella specifica cosa in quello specifico luogo in questo specifico tempo. Questo in cosa si è tradotto? Salvo una frase di quello che mi era appuntato, nell'idea, che era un'idea originaria, un desiderio di disegnare quello che può essere un nuovo approccio strategico basato sulla conoscenza, approfondire in maniera efficace ed efficiente il contesto. Quindi quel passo indietro, non andare sul dettaglio, sulla sbavatura, ma fare un passo indietro per vederle l'insieme. Quest'idea partita dall'interno, proprio dallo stimolo quasi neanche voluto delle persone, degli enti, delle aziende che fanno parte di ONTM, che indirettamente hanno coltivato questa necessità e questa curiosità del sottoscritto, del presidente, ma di tutta l'organizzazione, ci ha portato a dire proviamo a capire come fare, come si fa questo? Facendo quello che abbiamo sempre fatto oggi, fare l'osservatorio, aggregando sì cluster mare,
ma anche altri soggetti che potessero nel cluster mare andare a portare un contributo di un certo tipo, di livello e specifico per un certo tipo di esigenza. In questo caso un approccio strategico d'ampio spettro, utile alla comprensione del contesto. E questa sera, con anche il sostegno e la vicinanza, anche in questa occasione dell'onorevole Fria, e con la vicinanza di tutti i soci, persone, aziende, istituzioni dell'osservatorio, ONTM fotografa con questo protocollo la piccola riuscita di questo lungo percorso, che speriamo possa essere lungo, di effettiva esecuzione e data effettiva concretezza di quella che poteva essere un'idea forse strana all'inizio, come l'Osservatorio Nazionale di Tutela del Mare si interessasse di geopolitica, geostrategia e geoeconomia. Perché? Signori cari, perché la lavatrice che usiamo può arrivare anche da un paese molto distante e arrivare attraverso una nave. Perché la bloccano in quel punto lì? Per la nave stessa, per la nostra lavatrice, o perché lì vi sono i cavi sottomarini e che quindi un'indiretta presa di posizione sulla forza che potrebbero riversare sull'Europa tagliandoli? Questo è l'approccio, è la domanda che ci si è posti, e la soluzione che si è provato a dare è: mettiamoci assieme con qualcuno che ha questa competenza per raccogliere, rielaborare e ridare alle stesse persone che hanno fatto nascere quella consapevolezza di esigenza, quindi soci, persone che rappresentano le grandi associazioni datoriali, le grandi associazioni, enti pubblici e privati, di cui uno ne ho anche qua davanti, che rappresenta una grande parte di un contesto che è Assonautica Italiana. Volete che un ente come Assonautica Italiana non abbia necessità anche di comprendere il perché di certi tipi di dinamiche? Evidentemente sì. E quindi questa sera consacra questo piccolo raggiungimento, questo primo passo per tanti altri passi, con la volontà di comprendere il contesto, ridare all'interno dell'osservatorio per coltivare ulteriori spunti e porsi con spirito di servizio alle istituzioni pubbliche e private, all'ambiente, perché ci dimentichiamo, anche l'ambiente riguarda queste questioni qua, fauna, flora, e tra di esse rientra anche la collettività, poiché noi siamo comunque insistenti su un ambiente che esisteva prima di noi. Quindi ringrazio il professor Caligiuri, Emanuela, il mio presidente, l'onorevole Fria, e tutti coloro che hanno voluto dedicare un po' del loro tempo questa sera per questo primo passo di un lungo percorso. Mi permetto di fare un ultimo inciso all'intervento del professor Caligiuri, raccogliendo il suo invito ad organizzare un evento ad ottobre. Il professore è molto deciso, per cui già ci dà anche la data ad ottobre, quindi benissimo, sicuramente siamo disponibili. Questo è un tema molto caldo e approfitto per dire, perché non l'ho detto nel mio intervento e lei professore ha fatto benissimo a toccare anche questo elemento, non dobbiamo vedere il mare solo in superficie, dobbiamo vedere il mare come sistema di underwater, di tutto quello che sta sotto, che è non solamente le reti che passano sotto il mare e che quindi sono da tutelare, da mantenere e da conservare, ma anche l'esplorazione del mondo sommerso, che oggi è pochissimo conosciuto, che può aprire grandi altri orizzonti, che sono orizzonti sul turismo, ad esempio sul turismo archeologico, sottomarino, ma anche sui sistemi per poter monitorare anche i cambiamenti climatici. Ma non dimentichiamoci che non guardando il mare solo in superficie, quindi guardando quello che sta sotto, abbiamo tutta la parte di spazio, che è assolutamente molto utile, utilissima per la gestione del mare, delle infrastrutture e di tutto quello che gli sta attorno. Quindi spazio, mare e mare sottomarino, la parte sott'acqua, diciamo. La parte di spazio, peraltro, che ci vede come Italia protagonisti, perché abbiamo un'agenzia spaziale italiana che lavora molto bene, un'agenzia europea, ma soprattutto abbiamo aziende, tecnologie che ci invidiano da altre parti, e quindi anche su questo tema possiamo veramente fare molto. Io ringrazio tutti voi a nome dell'Osservatorio e ringrazio il professor Caligiuri per essersi collegato, perché ci tenevamo tantissimo alla sua presenza, oltre che naturalmente a quella di
Emanuela che ci ha parlato dell'Artico ed è, come ho già detto, ringraziamo di nuovo per l'aiuto che ha dato in questo importante accordo. Grazie Federico, grazie a tutti voi, abbiamo concluso nei tempi previsti. Grazie. Grazie, arrivederci. Buona serata.